Settantesimo anniversario del Vajont, dalla performance artistica del 5 marzo al nuovo spazio di Casso proiettato in una dimensione internazionale. Tino Zava. Tecnologia sposata all'arte. Oltre 150.000 persone hanno già visto sulla piattaforma digitale di Dolomiti Contemporanee le immagini del fascio di luce sparato il 5 marzo dalla diga del Vajont, primo evento delle celebrazioni per il 50° anniversario dell'immane tragedia. Un raggio che riproponeva la traiettoria esatta della valanga d'acqua scatenatasi la sera del 9 ottobre 1963. Evento documentato anche da tre droni, piccoli velivoli telecomandati, dotati di telecamere che hanno ripreso dal cielo le performance artistiche di Stefano Kagol a Vajont e Cortina, prime e uniche tappe dolomitiche del suo viaggio sulla fine dei confini che lo condurrà fino al circolo polare artico. Sciabolate di grande suggestione, arricchita da una fitta nevicata, e sparate da un maxifaro montato su un furgone dall'artista trentino. Dall'alto le telecamere inquadrano anche il nuovo spazio di Casso concepito per ridar vita a luoghi chiusi. Vorremmo creare delle immagini nuove per questo luogo, non lavorando solo esclusivamente sulla memoria del Vajont, una memoria tragica che viene celebrata e rispetto alla quale noi invece vogliamo proporre delle immagini nuove che non vogliono dimenticare il passato ma che vogliono andare oltre. Andare oltre vuol dire cercare di garantire delle opzioni per un'identità contemporanea, per un luogo che non deve essere soggiogato.